È una bella giornata, ci siamo. assistito, eh? Ci siamo, ci Almeno. siamo. Siamo in diretta, siamo dalla Formula E a Roma. Da dove mi è venuta questa idea, Daniele? Daniele Frongia, l'assessore, di Roma, politiche giovanili e sport. Come mai siamo qui? Perché qualche settimana fa ho fatto una diretta proprio qui su Twitch, abbiamo parlato di nuovi mestieri, insomma, di che cosa potrebbero fare i ragazzi oggi. Visto che stavamo parlando qualche settimana fa, di questo splendido progetto, gli ho detto, vabbè, fammi venire, facciamo un giro, facciamo una diretta, parliamo un po' di che cos'è la Formula E e facciamo vedere i box ai ragazzi e facciamo una discussione su quali possono essere le nuove professioni. Intanto raccontaci com'è che siamo arrivati fino a qui, come siete arrivati ad organizzare la Formula E, che cosa la differenzia anche dalla Formula 1. Sì, siamo arrivati qui perché qualche anno fa abbiamo fortemente voluto questo evento molto sostenibile per la città e per l'ambiente qui nel cuore della città. È stato un bellissimo progetto che si è sviluppato nel corso degli anni. Stiamo alla terza edizione italiana, è una grande opportunità sia per Roma che per il nostro paese. È chiaro, siamo a Roma, quindi spesso si parla del passato ed è giusto che sia così, Però poi è ma passato il parliamo, futuro, no? esatto, insieme, infatti, ribattezzato il Ritorno al Futuro a Roma. Per la terza volta si parla di futuro e se parliamo di futuro non possiamo non parlare di giovani. Ecco perché Certo. abbiamo come grandissimo ospite te, come ministro delle politiche giovanili, alcuni dei partner più importanti di Formula E, pensiamo a Enel X che sarà qui oggi con noi e quindi quale migliore occasione? Esatto, ma poi il punto era proprio parlare un po' della storia, della tradizione, dell'innovazione, di come la nuova energia si applica anche ai mestieri tradizionali, per cui ti avevo chiesto di provare a fare un giro qui e di parlare un po' con i ragazzi, chi lavora nell'ambito di Enel X per indirizzarvi, no? Ragazzi, ne parliamo spesso di quali potrebbero essere le nuove attività da fare, di come formarsi per riuscire ad arrivare anche a fare lavori di questo tipo che magari non vengono spesso in mente quando si è a scuola. Per cui ti ringrazio per avermi dedicato questi pochi minuti. Grazie Faccio venire il prossimo, vieni. a te. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Raccontaci chi sei, che cosa fai, dove siamo. Dai un quadro ai ragazzi molto molto semplice di che cosa fai e che percorso hai fatto per essere qui anche. D'accordo, Ti posso lasciare anche il microfono, vero? Tanto la sono diretta è molto Marco. semplice. Perfetto. Sono Marco Santini, lavoro in Enel X come specialista in comunicazione per la mobilità elettrica, quindi una cosa molto specifica di comunicazione. Per farlo, ho fatto un percorso di psicologia della comunicazione e del marketing a Roma alla Sapienza e sono successivamente entrato in Enel X proprio con l'obiettivo di arrivare ad occuparmi di mobilità elettrica e di motorsport, che è una mia grande passione da sempre. Bellissimo. Siamo qui all'EUR a Roma nell'ambito della tappa di Formula E, terzo e quarto round del campionato 2021. Campionato di Formula E che è molto importante perché è il primo campionato al mondo dedicato esclusivamente a monoposto elettriche, quindi con un grande focus sulla sostenibilità che chiaramente è un valore centrale anche per tutto ciò che riguarda il mondo Enel. Certo. È particolarmente importante perché la stagione 2021 è la prima in cui la FIA ha riconosciuto il campionato come mondiale. Quindi a tutti gli effetti un campionato del mondo tanto quanto una Formula 1, con cui condivide ovviamente molte cose, come ad esempio il Certo. fatto di essere banalmente su monoposto, le difficoltà L'estetica però, della macchina mi sembra anche l'estetica è abbastanza simile. simile, diciamo che Poi magari possiamo farle sì, vedere, giriamo prego. un attimo, vedete l'estetica è bellissima, molto simile. No, no, tieni tranquillo, figurati. Quindi più o meno la macchina è identica nell'estetica, quello che cambia chiaramente è il fatto che sia sostenibile e che sia completamente elettrica, giusto? Assolutamente sì, completamente elettrica con una batteria da 54 kWh che viene ricaricata tramite le infrastrutture di ricarica che Enel X fornisce direttamente al campionato. Enel X è infatti official smart charging partner dell'intera competizione, il che Certo. significa che siamo noi a fornire tanto le infrastrutture come Enel X per ricaricare i veicoli, quanto anche l'energia rinnovabile chiaramente che viene offerta direttamente da Enel, che è a sua volta official power partner della competizione. Questo chiaramente per noi è molto importante perché in un momento in cui noi stiamo cercando di spingere e la transizione verso la mobilità elettrica anche nelle città, questo chiaramente ci fa sì che la grande importanza del motorsport è quello che dà l'opportunità di sviluppare delle soluzioni che siano sempre più all'avanguardia a livello tecnologico. Quindi Certo. noi chiaramente dobbiamo spingere l'asticella sempre un po' più in alto, con le nostre infrastrutture di ricarica sempre più veloci, sempre più performanti, poi chiaramente c'è un travaso di questa tecnologia che dalla pista va direttamente alla strada. Ah, esatto, visto che parliamo spesso di, soprattutto noi membri del governo, di transizione ecologica,
di come le innovazioni entrano all'interno anche dei mestieri tradizionali o in questo caso degli sport tradizionali. Quindi abbiamo un esempio che coniuga proprio il futuro, il passato e il futuro, il passato in parte, perché poi in realtà io sono legata solo all'idea di Formula 1, ma qui abbiamo la stessa identica cosa, solo tutta girata sul fronte della sostenibilità con Enel, che è la principale azienda italiana qui come partner, anzi forse l'unica, se non dico Dovrebbe essere errato, che l'unica. probabilmente anche dall'ARA che produce poi le Le monoposto. monoposto. Perfetto, va bene. Prossimo, Michele, Grazie. viene, grazie a te. Presentati anche tu ai ragazzi, raccontaci un po' di chi sei, che cosa fai e come potrebbero arrivare a fare quello che fai tu. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti, intanto. Tieni, tieni, cedo anche a te il Sì, microfono così. grazie, scusa. Figurati. Allora, mi chiamo Michele Cecchini e sono responsabile delle attività motorsport in Enel X. Il mio percorso professionale è stato un percorso fatto di diverse esperienze molto interessanti. Parto come ingegnere meccanico, come un po' questi ragazzi che conosceremo oggi, che abbiamo conosciuto oggi. Una prima esperienza in BMW, non in Italia, in Austria, come sviluppatore e ricercatore. Una decina d'anni passati poi in Ferrari, lavorando in Formula Bello. 1, il discorso che facevamo prima Hai visto entrambi i dell'esperienza, ho mondi? visto entrambi i mondi, ho avuto la fortuna di vivere in entrambi i mondi. Nella Formula 1 ho sviluppato la prima versione ibrida applicata nel mondo della Formula 1. Successivamente ho fatto un MBA perché nella mia fase di crescita professionale era necessario completare anche un po' la mia formazione e mi sono trasferito poi verso la McLaren in Inghilterra, completando il mio percorso di conoscitore del business e esperto del mondo sportivo. Successivamente sono rientrato in Italia per lavorare con Enel X, dove adesso stiamo insieme ai nostri ragazzi, stiamo seguendo tutte le attività sportive. Ma a che età posso farvi una domanda? Perché qui i ragazzi che ci seguono, figurati, sono abbastanza di età giovane, quindi vanno diciamo, dai 10 anni in su. Per un ragazzo che si trova alle medie e vuole provare ad intraprendere un percorso come questo, no? Perché proviamo a dare un orientamento di più ampio respiro anche partendo dai più piccoli. Tu quando è che hai capito che avevi questa passione? Com'è che ti sei avvicinato? Sei stato spinto dalla famiglia? Hai deciso, cioè ti sei trovato in maniera un po' casuale a studiare ingegneria oppure da sempre hai voluto fare questo perché eri già appassionato di corse da piccolo? Sono stato abbastanza fortunato perché l'ho capito presto. Da piccolino avevo già questa idea di fare l'ingegnere, Ah. la voglia di scoprire le cose, capire come funzionano le cose. Quindi da quel momento poi è stato facile perché il mio percorso di studi è stato indirizzato verso quella direzione. Parli tante lingue, immagino, Non almeno tanti. Un due almeno, sicuro po' perché di sei inglese, un po' studiato. di tedesco, se necessario. Quindi sono utili, diciamo, Sì, ai ragazzi. sicuramente l'esperienza all'estero, la formazione anche sulle lingue è necessaria per avere della credibilità anche sul mercato del lavoro. Infatti è un po' questo il tema che diciamo sempre. Tutte le esperienze servono, comprese quelle che magari uno fa anche solo giocando nell'ambito del gaming, ma si apre ad una comunità, che è una comunità che parla tante lingue, ti permette di riuscire a sviluppare delle competenze che poi nella vita comunque servono. Posso farti una domanda? C'è a livello di esports, visto che chi segue la piattaforma Twitch è tanto appassionato di gaming in particolare, so che c'è la versione esports per la Formula 1, c'è anche per la Formula E, non so se sei la persona giusta a cui domandarlo, però intanto li informiamo in caso. Non ne sono sicurissimo, ma direi proprio di sì, perché è una tendenza che sta, secondo me, completa anche l'esperienza sportiva. È bello ogni tanto provare delle cose fisicamente, ma è anche bello testarle in modo digitale, cioè avere un'esperienza un po' più digitale. E direi che un po' tutti si stanno allineando verso questa direzione. Eh sì, ti permette poi di sviluppare delle competenze, una flessibilità mentale pazzesca. Poi il digitale è il futuro, oltre alla transizione ecologica, all'ambiente. Quindi ovviamente su questo fronte, ragazzi, trasformate quelle delle vostre passioni poi in possibilità lavorative, perché qui vedete che i mestieri tradizionali di cui abbiamo parlato l'altra volta e per cui sono stata in parte presa in giro, cioè il fatto di parlare di meccanici. Ora, un meccanico può essere quello che immaginate, il meccanico tradizionale, così come questi. Quindi ci sono vari tipi, ecco, di sfumature all'interno di quelle che sono anche le professioni tradizionali. Ti ringrazio, sei stato Grazie a gentilissimo. voi. Ora passiamo alla prossima. Giulia, vieni. Ciao, buongiorno, anche tu Buongiorno, presentati. sono Giulia Bontempi, sono una studentessa di ingegneria energetica e studio qui a Roma alla facoltà di Tor Vergata. E, diciamo, ringrazio in primo luogo la ministra Dadone e Roma Capitale per, diciamo, questa opportunità di partecipare a questo tour istituzionale che trovo a mio avviso molto interessante e anche, diciamo, formativo, in quanto, diciamo, la Formula E in primo luogo, diciamo, ti
predispone appunto di utilizzare, diciamo, di promuovere l'uso dell'energia in forma elettrica e nella propulsione veicolare, che è un'energia che possiamo definire appunto pulita, in quanto appunto non abbiamo emissioni e appunto il problema ambientale, sia in termini locali ma anche globali, diciamo, è, diciamo, un tema molto che è sentito molto, diciamo, da tutto Certo, il mondo, da infatti. ragazzi poi Da soprattutto, ragazzi, ragazzi giovani sì. fanno tanta attenzione al fatto di avere un basso impatto a livello ambientale. Forse, io dico voi ragazzi perché ormai Sì. da 37enne mi Molto sento sentito. abbastanza grande È molto e sentito, molto diciamo, sentito. questa preoccupazione che comunque ha, in particolare sulla propulsione veicolare, riguarda un po' di più l'aspetto locale delle emissioni, in particolare anche, diciamo, Roma come città, sì, sì, appunto grazie a questo evento comunque che è molto importante e diciamo, è importante comunque il fatto che venga spinta Certo. questa propulsione veicolare in ambito elettrico, ma anche ibrido comunque, perché è diciamo, una svolta positiva Sia a livello ambientale che a a livello di livello ambientale, tecnologia, sì, no? e poi parliamo comunque di inquinanti nelle zone comunque delle urbane, che diciamo appunto, come possiamo vedere, le domeniche ecologiche che bloccano determinate macchine. Se pensiamo magari al futuro, quindi pensiamo da un punto di vista di un cambiamento effettivo, diciamo, un evento così, diciamo, a Roma, secondo me, diciamo, può Bello e dare degli input positivo. molto positivi. Ascolta, con te vorrei affrontare una tematica, anche se rapidamente l'abbiamo già affrontata in altre dirette, le ragazze e le materie STEM, no? Sì. È un po' un totem di Sì, questo paese. diciamo. Tendenzialmente si pensa che le ragazze non siano appassionate di materie scientifico-tecnologiche. Tu però direi che sei Sì. la dimostrazione che si può fare l'esatto opposto. Che Sì. cosa consiglieresti a una ragazza che non è sicura di voler affrontare questo tipo di discipline a livello di studio, no? Magari non se la sente di andare ad ingegneria o pensa di non poter essere un meccanico. Guardi, io sono dell'idea che ogni persona, uomo o donna che sia, deve portare avanti le proprie passioni, per cui io baso magari sulla mia di passione, che è stata quella di dire sono una persona che sono curiosa, mi sono sempre chiesta come funzionano le cose, sto in macchina e spingo il pedale sull'acceleratore, voglio capire il perché spingendo il pedale sull'acceleratore la mia macchina prende e parte. Quindi diciamo, sono sempre dell'idea che una persona, uomo o donna che sia, nel momento in cui appunto si pone questa curiosità e vuole approcciare a delle materie che sono sempre state magari definite più maschili, anche diciamo parliamo in termini di statistica, numeri, Sì, quindi la maggior parte delle persone è un fatto l'ho di visto continuamente. modelli poi alla fine, L'ho no? Noi visto ci in prima presentano sempre persona. uomini in questi Esatto. ambiti, per cui è difficile immaginarsi una ragazza, forse anche per questo che non Esatto. siamo spintissime su L'ho questo vissuto in fronte. prima persona e in realtà devo dire che i numeri stanno molto aumentando nel settore, diciamo, soprattutto ingegneria, meccanica energetica ancora un po' di meno, però comunque sono sempre dell'idea che secondo me una donna, se trova interesse in quest'ambito, deve spingersi oltre e deve andare a conquistare questo obiettivo di diventare Ottimo. appunto ingegnere energetico, meccanico, informatico, insomma, quello Quindi che niente sia. paura, questa è Sì, l'idea. assolutamente niente paura. E Di occasioni insomma, ce ne sono l'importante è tante, sì. comunque sempre consolidare, ecco, le proprie passioni e le proprie ambizioni. Va Questa è la bene, mia idea. ti ringrazio, ti ringrazio. Posso Grazie a te. ritornare con te, Michele, a chiederti una cosa? Se dovessimo dire ai ragazzi che tipi di professionalità cercate in Enel, forse anche a te Marco dovrei chiederlo, che tipi di professionalità cercate in Enel? Ai ragazzi dovreste dare un consiglio rispetto al fatto di venire a lavorare con voi, su che cosa si dovrebbero formare o che tipi di profili cercate, perché magari loro dopo questa diretta si immaginano che cerchiate soltanto persone con titoli di studio infiniti o che abbiano avuto un sacco di esperienza all'estero, perché poi un po' tutto si riduce all'idea che se uno ha molti titoli, è stato tanti anni all'estero, può diventare un vertice apicale, diciamo, un amministratore delegato di una struttura. Ma poi chiaramente anche Enel non è fatto, immagino, solo di amministratori delegati o No. solo di vertici, giusto?
Noi cerchiamo prima di tutto delle persone che abbiano una gran passione per quello che fanno, soprattutto nel mondo sportivo. Quindi direi che la valutazione è da una parte legata ai titoli di studio, l'esperienza pregressa, ma anche il tipo, l'attitudine di persona che abbiamo. Il consiglio che do io, considerando le posizioni che abbiamo in questo momento disponibili, e possiamo offrire ruoli per l'ingegnere, per lo specializzato nella comunicazione, per l'esperto di sponsorizzazione e tutto quanto, è comunque venire da noi con una formazione sensata in questo contesto. Definire sensata? Una formazione sensata, secondo me, è una formazione, una laurea, un percorso di laurea completo, poi successivamente con qualche anno di esperienza consolidata, 2-3 anni di esperienza sul campo, ovviamente questa è la nostra preferenza. Se poi ci fosse successivamente anche una formazione più estesa di carattere manageriale, sicuramente questo aiuta, rende più facile anche la scelta. Quindi tecnico e manageriale. Sì, io diciamo che avendo fatto psicologia e avendo anche avuto un percorso in Enel come tirocinio proprio in recruiting all'interno delle risorse umane, mi permetto di aggiungere che l'importanza delle materie STEM resta fondamentale, quindi una laurea in ingegneria sicuramente aiuta molto nell'entrata nel mondo Enel. Però voi ci potete sfatare il mito del meccanico come se lo immaginano ancora i ragazzi, stile presepe vivente in cui c'è il signore che ha faticato, lavora. Oggi dubito che ci si metta effettivamente, cioè si mette mano ai motori ma in maniera molto diversa, no? Con delle specializzazioni diverse, con degli strumenti molto diversi. Oggi la tecnologia è molto diversa rispetto al passato. In passato c'era un approccio un po' più artigianale, oggi non è più così. Quindi forse un po' meno basato sulla parte esperienziale e più basato sulla formazione specifica tecnologica. Quindi direi di no, quello non c'è più come profilo, e pensiamo che oggigiorno l'importante sia... L'importante è che oggigiorno ci sia una formazione coerente con l'attività che uno deve fare. In questo contesto tecnologico così avanzato, le competenze devono essere assolutamente centrate. Questo è fondamentale. Va bene. Grazie. Possiamo fare un giro, immagino, ancora facendo vedere un attimo i box, anche perché qua ci troviamo effettivamente, chi di voi due me lo può dire, dove ci troviamo nello specifico? Tu Marco, immagino? Sì, siamo esattamente nella pit lane, quindi in quelli che noi chiaramente definiremmo dei box, quindi ci sono qui tutte le squadre con i vari box dei team che preparano ovviamente le vetture per le prime prove libere. Chiaramente una delle particolarità di questo campionato è proprio perché correndo nel centro città e non all'interno dei circuiti più classici c'è l'importanza di dover fare tutto nell'arco di una sola giornata proprio per ottimizzare... Per il traffico, perché sennò... Su Roma col traffico si arrabbierebbero discretamente. No, però a parte scherzi, è bellissimo vederlo, penso che sia importante anche per i ragazzi che ci seguono, che vedranno il video dopo, avere un'idea dal vivo e poter, dal vivo insomma, da remoto, ma è un po' come essere qui, poter vedere un box come questo che è veramente spettacolare, bello sul fronte delle energie sostenibili, bello sul fronte delle nuove professioni e anche sul fronte di quello che fa un'azienda italiana come Enel, no? Bellissimo. Va bene. Io ringrazio tutti. Grazie tante di aver accompagnato qui me e i ragazzi in questo tour. Seguitelo a questo punto, perché immagino che si possa seguire anche da casa con altri mezzi. Ciao a tutti.